E poi Thalia è donna che vuole essere uomo, non lo so, non c'è. Boh. Vabbè, Riot Games dice, allora, Riot Games si sveglia, intanto togliamo il, cioè, non è successo qualcosa di strano, ragazzi, è startato il game, oggi evidentemente c'è successo qualcosa a LOL all'improvviso. Abbiamo Aurelion Sol con Grasp e Yal, quindi ok. Non so se ha swappato con Vayne. Spero, forse, boh, vabbè. Non lo so. Ma mi Catta-basso sono perso 01 qualcosa, circa ragazze. 100. Rick, posso chiederti una cosa riguardante la palestra e la muscolatura? Grazie, Katta dei Beats. Ma chiedi, Katta, chiedi. Comunque. Adesso ve la spiego la lore di League of Legends. Allora, il Lord di Riot Io una Games, volta ebbi 12 quello ore di coda per come si colpa del dice? client di LOL minore 3. Ti voglio bene, Rick. Grazie per tenermi compagnia ed Grazie, avermi Softy fatto Tatai, per scoprire i il 5 magico mesi. Ezreal AP. Bentornato, però, grazie mille. Vi spiego come funziona. Il responsabile marketing di Riot Games sveglia la mattina e dice: tira fuori il taccuino e dice: allora, quali minoranze non sono ancora rappresentate nel nostro gioco? Allora, abbiamo i gay, cioè abbiamo le lesbiche. Ce l'abbiamo, mette la spunta. Abbiamo i gay? No, vabbè, Graves e TF sono gay, spunta. Abbiamo il personaggio che non è né maschio né femmina, Nico? Sì, spunta. E questi pure ce l'abbiamo. Tanto qua sono support, Relic. Continua, la lista dice: abbiamo il personaggio trans? No, che personaggio abbiamo? Fammi vedere. Toh, Thalia, questo qua. Adesso Thalia è trans. A posto. E preso! Let's go, let's go! Menate, menate! Catta-basso Menate, 01 circa cazzo! x 100. Menate, A pari dieta, menate! se si aggiungesse un allenamento a corpo libero, addominali, plank e TC, si Oh, può ottenere un menate! dimagrimento e una Menate, definizione muscolare secondo menate! te? Mena, mena, mena! Vai, vai! Vabbè, ma questi sono pazzi comunque. Mena, mena, ma chi è questo? Aiuto, aiuto! Aiuto! Menatelo! Menatelo, menatelo! Botte! Botte! Basta, troppi nemici, troppi nemici. Vediamo se lo prendo, eccolo! Questo! Menatelo, bravi! Questo, menate questo! Aiuto, 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 aiuto! Devo flashare. Altro flash. Ma cosa sto vedendo? Vediamo un po' se riesco a baitare qualcuno qua. Ma non c'è nessuno, sei serio? Menate, menate, menate! Menatelo! Menatelo! Mena, let's go! Let's go! Ma bot chi c'è? Cosa sta succedendo? Ma chi è l'ADC, ragazzi? È Tommy! Oh, questo game è bellissimo, ragazzi, finalmente! Finalmente è tornato un game bello! Sai chi è in 2 minuti? Ma che cazzo? Eccolo l'Iron che volevamo! Che cazzo era il game di Madonna, che si prima? stava incazzando come una Che cazzo era il maiale. game di prima? Sheldero, grazie 10 mesi! Grazie E Eric Andrea per piacerti il dolce o il Prime! salato? Un po' col dolce perché Ora non mi siamo piace ufficialmente in Iron, ragazzi. L'Iron è tornato. Oh, devo pigliare quello. No, 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 no! Vabbè, niente. Menate! Menate, menate! Ma io c'ho Kyle, ragazzi, ma che schifo! Ma come ho Kyle? Ma che roba insulsa!
Go, 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 go! Ma dove che... Ma dove cazzo jumpi, cretino? Ah, mi... Niente. Purtroppo ho una scimmia come jungler. Menate! Niente. Non ho più mana, ragazzi, l'ho finito. Servirebbe un poco di mana, mo lo compro. Bene. Catta, comunque adesso leggo la tua domanda, a pari dieta, se suggerissero un allenamento a corpo libero, dominali, plank, eccetera, si può ottenere un dimagrimento, definizione muscolare, secondo te? Non c'entra assolutamente niente, Catta. Non è fare addominali... Come ho spiegato anche nelle storie che ho fatto, in realtà oggi, proprio oggi ne ho parlato. Non è facendo addominali che vai a dimagrire o robe simili. Per dimagrire devi mangiare meno calorie di quelle che... devi mangiare meno calorie di quelle che bruci. E il tuo corpo andrà a prendere... le restanti dal grasso. Così funziona. Il dove non lo possiamo decidere. È ovvio che allenandoti di più consumerai più calorie, quindi sarà più facile. Quello è un dato di fatto. Fare addominali serve perché ovviamente a parità di massa grassa, quando poi una volta che ti sciogli un po' il grasso e ti definisci, se tu alleni addominali, ovviamente saranno più voluminosi gli addominali, saranno più belli da vedere, ma non sono quelli che ti fanno dimagrire. Prego, Katta, grazie anche del sub giftato, molto molto gentile, e grazie Steve Jobs per i 6 mesi, grazie ragazze. Oh, è questo? Non abbiamo napolizzato molto, il fatto che è successo un casino atomico qua. Ci avrà il W, sì. Speravo non l'avesse, però non aveva motivi per non averla. Però va bene così. Bottata! Ma che sei impaurita. Spaventata a dovere. Mi hanno fatto paura a Evelyn. No, 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 arrivo, arrivo. Non ha senso flancare qua. Cazzo. Oh, ma che cazzo è? Ma era guardato? No, ma qua non è guardato, come faceva a saperlo? Niente, ha anche smaitato. Come faceva a saperlo? Che ero lì. Oh, non c'ho il grab. Cioè, me l'ha portato proprio via. Vabbè. Scusa, ma questa? Menala, menala! Menatela! Menatela! Menatela, menatela! Ok, ha flashato.
E ti piace più il dolce o il salato? Un poco il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Menatela! Grazie per l'intrattenimento qualcuno di qualità. Qualcuno faccia qualcosa! Perché i miei alleati non combattono, fanno schifo, porca puttana. Perché fanno così schifo? Porca troia, devo killarla io a cazzotti con Blitzcrank. Questo va in Farming Simulator. Aurelion Sol non fa un cazzo, non serve a niente sto champ. Ma... devo far tutto io, come sempre. Ma è al 6 qui! Ma what the fuck? Se vi allenate aumentate la vostra massa muscolare e quindi il fabbisogno giornaliero di base sarà più alto e quindi aiuterà il dimagrimento. Ma questo? Se io peso 90 kg di muscoli anche 3000 kcal possono essere poche. Ma che cazzo sto vedendo? Aurelion sta caricando il razzo. Carica... non sta caricando niente. Ma perché non viene tipo con il razzo? Ma perché c'è questo? Vabbè. Bro, contento tu. Contenti tutti. Io mo ti do i soldi. Il massimo che posso fare. Oh, prendiamolo. Menatelo, Vayne. Io non ci voglio credere, ragazzi. Io non ci voglio credere. L'ha salvato. Non vorrei Arrivo. Sì, sono in 50 questi. Basta. Oh, guarda! Abbiamo la ulti qua. Dov'è Aurelion? Che cazzo sta facendo? Ok. Polizia! Ok, buono. Questo ha ultato. Questi due buchi dove si sono preso in filo le cose dentro. Bella Fieri. Kayle all'8, ragazzi. La sto carriando sta partita. Fidatevi di me. Ora però vado un attimo da Kyle che potrebbe aver bisogno. Oh cazzo, m'han visto. Ma guarda te, che sono tutte ste ward ragazzi. E ai miei tempi gli Iron non giocavano così. No, no signore. Arrivo! Vabbè. Mia cugina si strofina i miei occhiali sotto le sue ascelle. Arrivo! Fare la sub durante questo game sembra che come pagare qua? Il biglietto per il circo della signora Orfieri. Oh, guarda quello! No! Attaccate! Menalo!
Menasta troia, vai, vai, pum, pum. Presa! E niente, ha flashato. Ma Zack dove cazzo era? Ah, rip. Niente, è rimasto con 2 HP. Io non so Zack cosa cazzo stia facendo in sta partita. Non lo vedo mai, non è mai presente se non per fare schifo. È incredibile sta cosa. Oh, si becca l'U Boomerang. Eccolo lì, preso. Devo prendere i mobility, vabbè. Sultavo io all'Herald, ma io c'ero lontanissimo. Dovevo muovermi molto prima. Ma ha ultato me. LOL. Kyle, ragazzi, non serve a niente. Bene, torniamo in mid. Non so cosa cazzo sia successo lì. Cioè, ha fatto dei danni. Ma l'ignite, poi. Che cazzo. E quello è difficile da gankare. Io non so cosa stia comunicando, ma perché la gente non sa fare la ringrace? Oh, oh, beh. Oh. Sarebbe protezione mid lane. Oh, oh, lo trombiamo questo. GG. Questo, questo. Ok. Mm-hmm. Raga, dobbiamo picchiare quello. Ha! Facile. Niente, mi ha preso lo stesso anche col silence, vabbè. Mi sono sacrificato volentieri. Era un sacrificio necessario, ragazzi. Kyle ha preso anche la torre, cioè guarda lì, ha preso la T1. Tutto grazie a me. Sono venuti tutti in massa in mid e noi abbiamo... Mi sono sacrificato per proteggere la torre. Non so manco come si scriva sto campione, quanto mi fa schifo. Allora, mettiamo un po' di ward qua. Oh, buono, buono, non c'ha... Vabbè, quello ignoriamolo, ignoriamolo. Go, go, go! Ma perché non fa danni sto campione? Fai qualcosa! Oh, ce l'abbiamo fatta. Se ti grabbo un tizio in difesa, uccidilo. Cioè, non può sopravvivere. Che mage sei? Ok. Scopato! Easy! Let's go, baby. Vado back. Sì, non c'è nessuno qua. Ok. Immobiliti, immobiliti, via. Porca tra, che schifo, non so. Non fare Aegis. Rapid Fire Cannon First Item. E gioca al Fleet. Nemmeno Lethal Tempo, vabbè. Drake ha fatto loro, ovviamente. Via, 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 via!
Doggiato tutto. Uccidetemi. Ma io grabbo, stunno, silenzio, blocco e non killano. Cioè, boh. Questa, piatela. Ammazzate qualcuno. Guarda, io lo so che c'ha il grasp. Vabbè, ma No, stai pure qua, tesoro. Reso! Cioè, raga, ma non li killano? Ma siamo in 50 ad attaccarli, non muoiono! Ma non è possibile. Ma che cazzo sta accadendo in sta partita? Perché i miei alleati non fanno danno? Muori! Ora faccio io le kill. Porca puttana. Ma se stunno Nar, poi lo grabbo. E poi, porca troia, uso questo e non muore. Ma c'è qualche problema in mezzo a tutto il team. Nemmeno una frazione del team. Morite, scimmie! Mamma mia, stanno facendo il solletico. Non è possibile, ragazzi. No damage team challenge. Ah, speravo doggiasse dall'altra parte. Che ok, ha recuperato un po' di vita. Boom. Raga, non li killano, è impossibile. Non so che fare, i miei alleati non fanno danno. Guarda. Beh, io non ci credo, ragazzi, ma non è possibile. Ma non è possibile. Ma io vado full AP a sto punto. Cioè, li ammazzo io. Ma stanno morendo tutti dopo l'azione che ho fatto. Ho grabbato la DC sotto torre e stanno morendo i miei alleati. Ok, Kayle è all'11. Adesso farà i danni, suppongo. Ho la diarrea delle pupille. Vabbè, almeno questo è un game iron, ragazzi. Certificato proprio. Grazie Leve per i 3 mesi. Bentornato. Grazie anche Nicolas per i 10 mesi. Nick Handles, grazie di sub. Se mi dispiace, non vi ho ringraziato prima. Non so, non ho fatto manco in tempo a capire cosa sta succedendo. Fatto un piccolo gol. E no, non quello che volevo. Via. Un altro campione. Let's go! Che kill! Reso. Menate lui. No, vieni qua. Dai, ma non è possibile, ragazzi. Siamo a dei livelli assurdi qua. Eccola, partita. Mamma mia, ragazzi. Che armi incredibili, minchia davvero. C'è un cazzo da rubare. A parte che io non c'ho proprio fisicamente la possibilità di rubare nulla a sto punto. Via, che questa mi becca. Chissà che... La Guinsoo si sta buildando, io non ci credo. Ma cos'è sta Vayne? Rapid fire cannon Guinsoo. Con flash ghost e flit.
faccio in tempo. Ah, rip. Sì, aspettiamo Kyle. No, ragazzi, no. Io questa l'ammazzo anche da solo, in realtà, eh. Easy. Faccio più danni io del mio team messo assieme. Perché sono un poco morto. Vabbè, c'è Kyle, è arrivata. Mena, mena, mena! Che bravura incredibile, ragazzi! Che bravura incredibile! Che bravura! Mamma mia! Pazzesco! Il right click. La console c'ha il demolish. Che cazzo. Mica, io ho 20 kill participation su 21 e la console c'ha 19. Ma cosa sta accadendo? No, no, vieni pure qua, tesoro. Ah, rip. Oh. Era close, eh? Pazzito! Io ho ancora questo da finire. Toh, fatto. Oh Gesù, ragazzi, cosa sta accadendo? Via, 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 via! Ah, facile. Ma che cazzo. Rip. Alleati, date una mano! Facile, facile, facile! Via, 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 via! Oh, così recupero un po'. Dove è andato Red Buff? Non ha ancora imparato a mettere le ward qui, comunque, incredibile sta cosa. Sempre le ward qui si mettono. Porca troia, gliele sto servendo su un piatto d'argento ste kill. Dai raga, ci siete? Siete pronti? Ma questa, ragazzi, è, il game, è uno dei game più ARAM. No, 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 via. C'era Evelyn da quelle parti. È uno dei game più ARAM in assoluto, proprio. Dio! Non ho mana. Il mana è finito. Let's go. Oddio, Vayne. No, Vayne, non ti posso aiutare, Vayne. C'è Zack sta farmando. Vayne, can you help me with blue? Se viene la onoro. Non penso. È interessata ad aiutarmi. È un peccato. Farò da solo, grazie alla passiva della mia ulti. Oh, abbiamo rubato, ragazzi. Abbiamo rubato. No, questo non riesco. Forse sì. Shh. Shh. Ciao! Il doppio jump. Cazzo, potevo tenere per il drago lo smite. Vabbè che, cioè, con lo smite a 4,50 non serve veramente niente. Non ho ward, questo è un problema invece. Chi c'è lì? Guarda un po' che ho pescato!
Chi era quel danno? Boh, vabbè. Amen. Per uccidere me. Molto bene. Ottimo. È una passiva devastante, ragazzi. Un fracco di danno. Quell'autoattacco ha tolto 500. Cos'è? 255. Sì, ma ha tolto tipo 500 HP, ragazzi, quell'autoattacco. Un poco tanto. Ultra carriati con questi tizi. Allora, indubbiamente lo Waylock Carrier da support non è facile, però se volete un grosso consiglio, giocate Blitzcrank Pike Nautilus. Giocate chi grabba, è molto più facile lo Waylock carriare con quelli. Perché la differenza tra giocare un Enchanter e un champion del genere, uno che grabba, un champion aggressivo, è che se voi giocate un Enchanter e curate un tizio che non sa giocare, che fa schifo e che muore, a cosa deve essere curare? Cioè, anche se tu, voi moltiplicate la sua vita, 0 per 2 fa sempre 0. Se voi invece prendete un campione come Blitzcrank che vuole letteralmente cambiarvi la partita con un grab, valete molto di più. Voi grabbate il nemico, sottotutore, grazie al vostro grab muore. Basta. Anche se altri non sanno giocare, avete vinto. Non giocate gli Enchanter allo Uelo. Non ha senso proprio. Oltre al fatto che non doggiano, cioè vedete anche voi, non doggiano, quindi. Io ci provo ad aiutarlo, ma. Ma Aurelion sa che deve trapassare i muri con la sua spell, cioè. Non so se ha la passiva sto tizio. Oh. Sì che ce l'ha. Qui. Cos'è quel flash? Io Aurelio non penso abbia la minima idea di come giocare il campione che ha. Non muoio. Not today, bitch. Mamma mia. Il team del right click. Questo ce lo facciamo. No. Ma Vayne? Stiamo facendo il Baron senza Vayne. Ah, vabbè. Boh. Tank di gaggio tipo Alistar. Sì, però già la differenza con Alistar è che tu ti butti nel loro team. Invece con Blitzcrank tu praticamente deporti una persona nel tuo, cioè, capito? Se tu ingaggi e gente non segue, sei morto, capito? Perché sono stupidi. Se tu invece prendi una persona nel tuo team, l'attaccano anche per sbaglio. Cioè, cliccamente su lì che cliccano in giro o cliccano per sbaglio, no? Vabbè, comunque. Io non so che onorari sta partita, ragazzi. È stato il circo, veramente. Ok, sì. Ma. Oh, allora! Secondo intanto. C'è niente da fare, ragazzi. Giocare support sarà sempre il ruolo più divertente.